occupiamo solo di noi stessi. Allora la questione non è solo sapere se Dio esiste, ma se noi esistiamo. Voci dal cinema. Le indiscrezioni, le anticipazioni e i rumors che arrivano dal mondo del cinema, raccontati dalle inconfondibili voci che danno vita agli stessi personaggi. Voci dal cinema, l'approfondimento settimanale, direttamente dal grande schermo. Radio Freak Rock, ascolta la più forte. Le dirò la sincera verità. La sincera verità su di me. Sono figlio di gente molto ricca del Middle West. Tutti deceduti adesso. Ho vissuto in tutte le capitali europee, collezionando gioielli, trofei di caccia, dipingendo un po'. Poi scoppiò la guerra, vecchio mio. Ogni governo alleato mi diede un'onorificenza. Al maggiore Jay Gatsby per il suo straordinario valore. Esatto. Sarà stato tutto vero? Gatsby aveva un'eccezionale propensione alla speranza, ma io avevo l'inquietante sensazione che coprisse un segreto. Gatsby, vorrei tanto sapere chi è, che cosa fa. Gatsby? Quale Gatsby? Ragazzo mio! Mr. Carraway, questo è il mio amico Meyer Wolfshine. So che cerca un appoggio per mettersi in affari. È una faccenda molto riservata. Capisci? Sono tanto contenta di rivederti. I think about you day and night. It's only right. Anch'io sono contento di rivederti. So happy together. Se potessimo fuggire via. Ho appena saputo una cosa sconvolgente. You and me! Tutto torna adesso. Me, you! Non si replica il passato. Non si replica il passato. Film più attesi dell'anno è il grande Gatsby. Amore e passione, musica pop travolgente, tante paillette, tanti divi, un grande Leonardo DiCaprio che fa rivivere una grande icona, dirige Baz Luhrmann, le musiche sono di Jay-Z e la voce di Leonardo DiCaprio. Come accade sempre, praticamente dai tempi di Genitori in Blue Jeans, qui in Italia, è quella di Francesco Pezzulli. Buongiorno Francesco. Buongiorno Federica, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao, come stai? Alla grandissima, intanto vi faccio i complimenti perché non è facile trovare una web radio organizzata in questo modo, una diretta così sul pezzo, già su grande Gatsby. Grazie, grazie mille, complimenti a te, perché adesso ne parliamo anche, poi ma tu sei uno che un pochino ha a che fare con le radio, quindi. Guarda, ti posso dire una cosa, sentire il radio per radio, il trailer, è straordinario. Cioè io non ci avevo mai fatto caso, perché di solito sei molto rubato dalle immagini visivamente, invece sentirlo per radio funziona. Questa secondo me è la grandezza del film. Sì, sì. Allora parliamone di questo grande Gatsby, attesissimo, e ieri presentato anche al Festival di Cannes, il film che ha aperto questa 66esima edizione. Accoglienza fredda da parte della critica, acclamatissimo però Leonardo DiCaprio. Noi non siamo dei critici cinematografici, siamo degli appassionati di cinema e siamo fiduciosi che invece si tratti di un grande film. Ma infatti sai, si dice un po' questa cosa, quando la critica rimane un po' fredda di solito il pubblico poi lo premia, e devo dire che DiCaprio vale il prezzo del biglietto. Sicuramente, sicuramente. Poi tu sei cresciuto insieme a Leonardo DiCaprio, perché lo hai doppiato la prima volta in Genitori in Blue Jeans, in cui lui era un ragazzino, aveva 12 anni all'incirca, esatto. Ed è un personaggio, insomma, un attore che ti sei sempre portato dietro. Sì. Quindi Francesco Pezzulli è proprio diventato uomo mentre Leonardo DiCaprio siamo è diventato. Siamo cresciuti insieme, devo dire, lui professionalmente è diventato straordinario, nel senso che doppiarlo è una sfida sempre nuova e emozionante, ed è sempre più bravo, quindi per me è una grandissima occasione per dimostrare anche le mie capacità.
Mi fa piacere parlarne con te di questa cosa, anche perché DiCaprio in questo grande Gatsby torna a lavorare con Baz Luhrmann, che fu il primo che in un certo senso aveva visto in lui il talento, che in lui vide negli anni 90 il nuovo volto di Romeo. Romeo e Giulietta, assolutamente sì, un film che ha fatto la storia. Bellissimo, sì, a me è piaciuto tantissimo, insomma, perché poi era rivisitato in chiave moderna, ma al tempo stesso rimaneva, i dialoghi erano originali di Shakespeare, esattamente. E c'è un po' anche qualche similitudine con questo grande Gatsby, che è ambientato negli anni 20, ma è un film contemporaneo con una colonna sonora che poi ha un peso molto importante nella pellicola. Ci ha lavorato praticamente mezza America, perché c'è Jay-Z, Beyoncé, gli XX, Lana Del Rey, ma veramente la colonna sonora è straordinaria. Io ho avuto la fortuna, insomma, di averla in regalo da un regista e l'ascolto all'infinito. Infatti non vedo l'ora che passerete qualche pezzo, perché ce ne sono un paio straordinari, guarda, molto radiofonici. Io ne cito altri: Will.i.am, Fergie di Black Eyed Peas, Florence and the Machine, Emily Sandé, Goaty, Nero, sia, insomma, cioè Andrew 3000, Armstrong anche, altro, ecco, grande direttore, insomma, delle colonne sonore. Sì, devo dire che le componenti per il successo di questo film ci sono tutte. Poi, tra altre cose, secondo me è un classico film alla Baz Luhrmann, nel senso, se tu hai visto Moulin Rouge, cosa che suppongo, e vabbè, sì, Romeo e Giulietta, come so che hai visto, sì, c'è la sua impronta, il suo stampo, cioè c'è molto divertimento, grandi coreografie, grandi luci, impatto, il film è girato in 3D e poi, insomma, degli attori straordinari, perché oltre a DiCaprio c'è un Tobey Maguire straordinario, c'è Kerry Mulligan, insomma... devo dire un cast eccezionale. Tobey Maguire è lo Spider-Man di Sam Raimi, che tu hai doppiato però qualche volta, ho letto. Sì, l'ho doppiato in un paio di film, è vero, sì, si chiama Brothers, un altro di Ang Lee, un Cavalcando col Diavolo, è vero, anche se la voce ufficiale è Marco Vivio, che tra altre cose in questo film lo doppia. Sì, sì. Senti, fammi ricordare il cast, dai, già che ci sono. Vai. Allora, Kerry Mulligan l'ha fatta Valentina Mari, sì, e poi c'è una straordinaria Domitilla D'Amico, e c'è Simone Mori su Tom Buchanan. La direzione del doppiaggio è di Filippo Toni, lo dico perché, visto che siete amanti del doppiaggio, ho sentito anche la voce di Cristian Jansante che annunciava la tua rubrica. Sì. Quindi voglio dire, altro grandissimo doppiatore, so che siete affezionati. Sì, 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 sì. Io, se mi permetti, cito anche nel cast dei doppiatori Gianfranco Miranda, che è stato nostro ospite in Voci dal Cinema. Abbiamo presentato un film qualche settimana fa, ma poi c'è anche Massimo Corvo, che incontreremo la prossima settimana, perché fantastico, esce Fast and Furious, sì, 6. Sì, vero. Quindi, insomma, piano piano vi stiamo conoscendo tutti quanti. Senti, qualche elemento però che caratterizza il film, io penso che Luhrmann anche in questo caso abbia molto riempito la scena. Lui non è uno che si basa solo sui dialoghi, solo sulla recitazione, ma c'è tanta comunque scenografia, c'è tanto ambiente nei suoi film. Federica, ti posso dire una cosa? Diciamo che c'è una scena della festa dove io credo che tutti nella vita una volta vorremmo partecipare, vorremmo essere invitati almeno una volta, solo per vedere i fiumi di champagne e quei lampadari straordinari. No, le ambientazioni sono incredibili, le musiche sono pazzesche e, ti ripeto, le componenti ci sono tutte. E posso capire che la critica non l'abbia amato, anche se comunque è un film per giovani, nel senso che il target è quello di Baz Luhrmann, nel senso che sono gli amanti di DiCaprio. Posso capire che magari dei giornalisti un po' più attempati possano storcere il naso perché non è il film di Robert Redford, o perché magari su alcune cose si può discostare dal romanzo, anche se in linea di massima è rimasta la struttura di Fitzgerald. Ok, ok. Allora io ci metto anche qualche pillola, visto che si è parlato di quello che c'è intorno. 1400 metri di pizzi firmati, 288.000 pezzi di cristallo Swarovski. Attenzione, fantastico. Ecco. E poi, visto che abbiamo citato comunque il film del 74, perché ricordiamo che quel grande Gatsby è basato su un romanzo di Francis Scott Fitzgerald, di cui il primo film fu una versione muta del 26 che è andata persa. Ma dai, questo non lo sapevo. Poi c'è stata una versione del 1949, la più famosa prima di adesso è quella del 74 con Robert Redford. Fu sceneggiato da Francis Ford Coppola. Oltretutto quest'anno a Cannes torna anche sua figlia con The Bling Ring, presenta questo film con Emma Watson, che è sempre più lanciata, tanto per comunque lanciare degli input agli appassionati di cinema che ci ascoltano. Però ho letto, perché io il film ovviamente non l'ho ancora visto che esce oggi, sì, che in questa pellicola di Luhrmann il personaggio di Gatsby è molto più approfondito, cioè si capisce chi è lui, che cosa prova e cosa sente dentro. Ma infatti devo dire che una cosa positiva c'è, nel senso che al di là poi della critica al film oggettivamente, hanno trovato tutti un'interpretazione straordinaria di Leonardo DiCaprio.
DiCaprio, che è cresciuta in maniera esponenziale, nel senso già in Django secondo me aveva dato una prestazione da Oscar, anche se è stato ignorato, e in questo film insomma dà un'intensità a Gatsby che uno non può non affezionarci. Sì. Speriamo quindi per il prossimo anno, perché comunque Leo ha avuto 3 nomination all'Oscar nel corso della sua carriera, 9 ai Golden Globe, e poi ne ha vinto uno per la sua interpretazione di Howard Hughes in The Aviator. E per fortuna insomma aveva annunciato che si sarebbe allontanato per un periodo dal cinema, invece già ha smentito, perché ha finito di girare da poco Il Lupo di Wall Street, che uscirà a Natale, e poi pare che abbia annunciato Casablanca, remake di Casablanca, sempre con Baz Luhrmann. Bene, e poi Scorsese, perché c'è ormai insomma il suo feticcio, praticamente ha preso il posto di Robert De Niro. bravo, senti, tornando invece a un altro Robert Redford, io voglio fare un'altra citazione, ci tengo, perché fu doppiato da una grande voce italiana, Cesare Barbetti. Sì. Lo ricordiamo, ha doppiato anche uno dei miei attori preferiti, che è William Shatner, nei primi 15 episodi di una serie TV che si chiama Boston Legal. Fu infatti poi sostituito per insomma motivi che non stiamo nemmeno. Sì, ovviamente. Senti, però Francesco, il Titanic ha ormai quei 15 anni abbondanti, immagina me 15 anni fa, insomma faccio parte. Federica, ti prego, questo momento mi sta mettendo tristezza, la Marcord. Sì, dai, facciamo. Io 15 anni fa ero giovane con i capelli, quindi insomma ti capisco. Okay. Io proprio vorrei vivere un sogno, quello di tutte le ragazze di quell'epoca che avevano bisogno di un Jack Dawson che le salvasse in tutti i modi in cui una donna può essere salvata. Vedo che c'è qualcuno che ti coadiuva. Ovviamente. Cioè, partita la base. Ovviamente. Ma intendevi qualcosa del genere? Adesso chiudi gli occhi. Non sbirciare. Federica, ti fidi di me? Mi fido di te. Più o meno una cosa del genere. Bravo, era proprio quello. Beh, è l'icona del film quel ti fidi di me. Guarda, mi ha tormentato ancora, a volte ritornano, vedi? io lo sapevo che ti avrei chiesto una cosa che insomma te l'avranno chiesta migliaia di volte. Fa parte del gioco, perché veramente una scena insomma quella della prua, anche là devo dire il film era costruito appositamente, nel senso con quella grande panoramica, Celine Dion sotto, insomma è giusto, ci sta. Fu un gran bel film e io mi sono fatta tanti di quei pianti quando sono andata a vederlo al cinema. Ricordo ancora che quando si accesero le luci la mia maglietta era tutta bagnata di lacrime, perché proprio a fiumi, come se piovesse, come oggi sulla capitale. Stamattina ci siamo svegliati insomma che sembra tornato l'autunno. Tu che rapporto hai con DiCaprio però? Non personale, cioè nel senso come attore. Personale io l'ho visto un paio di volte, nel senso l'ho incontrato e me l'hanno presentato a delle anteprime, però come puoi immaginare insomma lui gira il mondo per presentare un film e girerà almeno 20 città, e quando arriva in Italia ci sono i responsabili della distribuzione, ci sono i fan, ci sono insomma un sacco di persone che vogliono conoscerlo, quindi quei 30 secondi di presentazione li ho fatti. La sensazione come attore io l'ho visto praticamente crescere. Poi quando doppi esiste una forma di immedesimazione e tu cerchi insomma di cogliere delle piccole sfumature, uno sguardo o un movimento della bocca, e quando ci ho parlato dal vivo la sensazione era quella forte di sapere quello che stava per dire, e ti veniva voglia di parlarci sopra, cioè quando ti dice nice to meet you tu volevi fare il piacere di conoscerti, cioè ti voglia di doppiarlo dal vivo, sì, lo volevi fare in diretta. E poi ti dico che comunque insomma questo lavoro si impara facendolo con quelli bravi, e lui ha fatto delle scelte di qualità soprattutto dopo Titanic, anche un po' per scordarsi da quel personaggio che l'aveva un po' fissato, che era quello insomma del giovane innamorato, è rimasto per un po' comunque purtroppo stereotipato, esatto, a Jack Dawson, cioè, diciamo che la sua bravura è stata offuscata da quel ruolo, però insomma poi ha fatto film con Spielberg, ha fatto altri 5 film con Martin Scorsese, ha lavorato con Christopher Nolan dove ha fatto Inception, Clint Eastwood, ha fatto J. Edgar, Django con Tarantino, insomma è ritornato a lavorare con Baz Luhrmann. Diciamo che questo lavoro lo fa con Jack Nicholson a fianco come in Departed, cioè è normale che è cresciuto tanto. Il mio rapporto è di grande umiltà, nel senso ci sono dei miei colleghi che intendono il lavoro in maniera particolare, nel senso io ho il mio stile e faccio il mio stile, io ho la mia voce, va bene, però quando vedo un film di DiCaprio prima me lo studio, vedo come lo fa lui e cerco di rifarlo il più simile possibile all'originale. Sì, beh, parlare con te al telefono non sembra adesso in questo momento di parlare con Leonardo DiCaprio, cioè lavori sopra, su di te, lavori insomma. Beh, vai. Ovviamente, sì, imposti la voce e poi il cinema è una magia, il doppiaggio se è fatto bene ti devi dimenticare che esiste il doppiaggio, devi vedere il film e crederci, è come un gran compromesso, un grande gioco, e se entri in quel gioco vuol dire che il doppiaggio è fatto bene.
Bene, bene, e noi lo supportiamo il doppiaggio italiano, perché poi siamo noi di Radio Crick Rock, siamo convinti che insomma siete tra i migliori del pianeta voi doppiatori italiani. Però Francesco Pezzulli non è solo Leonardo DiCaprio, hai fatto un sacco di cose, hai doppiato addirittura anche Coolio, hai doppiato Bradley Cooper, Tobey Maguire, come abbiamo già detto, che oltretutto è un amico d'infanzia di Leonardo DiCaprio, loro sono stati felicissimi di tornare a lavorare insieme. Sì. Chris Pine, Sam Worthington, insomma potrei stare sì, ore. Ho fatto questo Sam Worthington in Avatar, insomma è stato un bel successo. Poi beh sì, tanti attori, Daniel Brühl che mi diverte molto, l'ho doppiato in Bastardi senza gloria, in tanti altri film, adesso tornerò a doppiarlo, questa è un'anteprima, in un film che si chiama Rush, sulla vita di Niki Lauda, quindi insomma gli appassionati di Formula 1, sarà un film straordinario. Quindi un film biografico, sì, che sì, ormai sì, insomma sì. Questi biopic hanno preso piede nel mondo del cinema ed è una cosa interessante comunque, perché sono anche film di cultura generale della vita. Assolutamente, cose che avendo vissuto insomma ti scatena un processo di empatia, quindi partecipi. Certo, certo. E sei anche la voce ufficiale di Radio DJ. Ebbene sì, ecco. Collaboro con Radio DJ, stamattina infatti ero in diretta con il trio Medusa. Sì. E ogni volta uscirne vivo è una battaglia, so che sei stata bravissima. Grazie, grazie. Sì, permettimi di approfittare, insomma, visto che siamo qui a parlarne, di salutare Radio DJ e il Trio Medusa. Sono stata loro ospite lunedì mattina, mi sono divertita un sacco. Poi loro sono fortissimi, si meritano tutto il successo che hanno, secondo me. Non è facile star lì dietro. Assolutamente no. Vabbè, anche perché loro sono tre persone molto affiatate, quindi inserirsi in un trio è molto complesso. Ti senti sempre un po' l'incomodo, però no, alla fine sono carini, quindi ti fanno sentire a proprio agio. Tantissimo, un abbraccione per il trio e un abbraccione anche per te Francesco. Io ti ringrazio tantissimo di essere stato nostro ospite. Grazie. Ti aspetto ovviamente al prossimo film di Leonardo, ma quando vuoi venire, anche se vuoi venire a trovarci a mangiare un po' di patatine con noi, a fare due chiacchiere live, ti aspettiamo anche noi qui a Radio Crick Rock. Grazie di essere stato con noi in Voci dal Cinema, di aver presentato, di averci dato sicuramente qualcosa in più per questo Il Grande Gatsby, uno degli appuntamenti cinematografici dell'anno, indiscutibilmente il film che consigliamo per questo weekend. Grazie Federica, ciao a tutti. Ciao a te Francesco, buona giornata.